Combatte in prima linea al fianco di Giovanni Alfarano, candidato sindaco di Barletta. Per questo Dario Damiani gode dell'attenzione di esponenti nazionali del Popolo della Libertà. Al comizio organizzato nei pressi del Colosso di Eraclio, il senatore Maurizio Gasparri ha voluto testimoniare la coerenza di un uomo squadra come Damiani. Dario Damiani è da molti anni in prima linea, è un amico, lo conosco per avere condiviso con lui tanti impegni, non solo a Barletta ma in tutto il percorso politico intenso e appassionato che ci ha caratterizzato sulla scia dell'insegnamento di un grande italiano, di un grande pugliese quale fu Pinuccio Tatarella, la cui scuola ci ha portato a condividere una grande esperienza di coalizione, di unità del centrodestra. E oggi nel Popolo della Libertà troviamo questi valori e vogliamo regalare ai pugliesi un momento bello di vittoria, di affermazione, di impegno, con lui, con Dario in prima linea, con Giovanni Alfarano sindaco, con un popolo di Barletta che ritrovi l'orgoglio di appartenenza dopo tanti fallimenti della sinistra. Da sempre coerente con i suoi ideali di destra, Damiani ha saputo toccare le corde dei sentimenti dei cittadini barlettani. Con il suo intervento ha aperto il comizio di Gasparri, coinvolgendo la folla sui disastri compiuti in troppi anni di governo di centrosinistra della città. I temi sono sentitissimi perché i problemi all'attenzione della città di Barletta sono quelli. Noi abbiamo preso impegno con la città perché li vogliamo realizzare. Abbiamo fatto un patto con i cittadini, un patto di fiducia. Ecco perché oggi chiediamo alla città di Barletta, i cittadini, di darci fiducia. È il momento, è l'occasione opportuna, è l'occasione propizia. Il centrosinistra è diviso, noi siamo una coalizione unita, coesa. L'unico voto utile da dare oggi a Barletta è per Giovanni Alfarano sindaco. Votare una coalizione unita e compatta per risolvere e per ridare una speranza alla città di Barletta. Allora ho chiesto, scusate, ma perché vi